Mi presento, mi chiamo Maurizio Lucchini e nella presentazione c'è scritto che sono un attivista, un medio attivista, forse metà. No. E in realtà perdo 5 minuti per raccontarvi un pochino chi sono, anche perché me l'hanno chiesto loro, ma anche perché per contestualizzare quello che vi andrò a raccontare, che è una visione di quella che è stata la storia dell'underground digitale in Italia. È la mia visione, avendo passato un bel po' di anni in questo ambiente, il mio punto di vista, che sicuramente non sarà l'unico punto di vista della cosa. Sono descritto come attivista, ma in realtà i miei lavori principali, io sono un sistemista, quindi lavoro nel campo dell'informatica da tantissimi anni e da un discreto numero di anni sono professore ordinario in un'accademia di belle arti, nel Dipartimento di Nuove Tecnologie. E questa cosa è un pochino strana, ne parlavo prima con loro, ed è strana pure per me, che ogni volta cerco di far capire alle persone qual è stato il mio percorso che mi ha portato qua, che è un percorso un pochino strano. E mi sono fatto un paio di appunti perché se no perdiamo troppo tempo, quindi sto cercando un attimo di rimanere nei tempi. E la storia strana è che io ero, nella mia vita ero deciso a fare filosofia, di fare il filosofo. Poi al liceo ho fatto un liceo sperimentale e un anno è capitata questa materia che il cui nome era strano, si capiva bene cosa fosse, che era informatica. E questo professore è stato talmente coinvolgente che mi ha fatto venire la passione. Ma considerate che in quel corso di informatica io non ho mai visto un computer. La nostra scuola non aveva un computer. E quindi è una cosa praticamente teorica. Ci ha fatto pure imparare una sorta di pseudolinguaggio di programmazione. Insomma, ero talmente entusiasta che finito il corso, cioè finito l'anno, ne durava solo un anno, e inizio a studiare, mi compro libri, imparo un sacco di linguaggi di programmazione, imparo il Fortran, il COBOL, il BASIC, imparo un linguaggio macchina, ma non avevo mai visto un computer, non avevo mai toccato, adesso mando su un computer, e per 3 anni ancora non avrò visto un computer, eppure ero convinto di aver imparato a programmare. E fino a quando non metto mano per caso, perché vicino a dove studiavo c'era aperto un negozio di informatica, metto mano su un computer, divento amico dei negozianti, ci gioco e cose che ho imparato avevano un senso. Ma c'era un problema. Perché in quel periodo, oltre a studiare, lavoravo in una radio, facevo una radio di movimento, ma la cosa strana è che frequentavo l'ambiente punk dell'epoca, che era molto ostile verso la tecnologia, quindi mi trovavo era una passione di tecnologia in un contesto in cui la gente odiava il tecnologico. E quindi facevo fatica a unire le due cose. Poi è arrivato il cyberpunk è stato un'ondata di novità, ha portato la tecnologia nel punk e un modo diverso di fare cose, che e il background punk ha aiutato tantissimo, cioè il do it yourself, fai le cose da solo, cioè prendi le cose, prendile, costruisci, mettili in piedi, cerca di capire come funzionano, è fondamentale in chi lavora nelle tecnologie in un certo modo. E il cyberpunk è stato un pochino questo per me, anche se in Italia era un pochino diverso dagli altri posti del mondo. Io avevo relazioni con persone negli Stati Uniti, in altri posti d'Europa, dove c'era una forte connotazione tecnologica. L'Italia era fortemente politica. Tant'è vero che alcune pubblicazioni che sono uscite agli albori dei cyberpunk in Italia erano delle cose che non contenevano nulla di tecnologico. Era più che altro sul lato della narrativa cyberpunk, ma anche le cose di tecnologia erano un po' raffazzonate. Però arrivano i computer, arrivano gli home computer nelle case delle persone e la tecnologia diventa disponibile a tutti. E negli ambienti che frequentavo io c'erano un sacco di artisti che sono passati dall'arte tradizionale, nell'epoca, il mio senso di tradizionale adesso non erano la pittura, la scultura, ma era l'arte di strada, quindi i graffiti, questo tipo d'arte, e arrivano sul digitale. E ecco, io ho iniziato a odiare gli artisti, come dicevo lui prima, perché
prendevano queste tecnologie ma non le sapevano usare. Scimmiottavano cose fatte da altri, ma cose che così semplici da, perché per chi ci lavorava sembravano di poco valore. E non esisteva ancora il creative coder, una cosa più moderna. Quindi ho avuto questo, di nuovo, in una situazione in cui frequentavo gente che aveva poco a che fare, cioè la vedevo molto diverso, distante da me. E così avevo iniziato in questo ambiente a lavorare per informatizzare la gente, per creare quello che è adesso il creative coder, delle persone che avessero competenze artistiche e competenze informatiche. E quindi portare l'arte in campo artistico. Di nuovo, un altro momento in cui arrivo fuori posto di nuovo, è che nel 2005, che non è così tanto lontano, ciao, un artista con cui avevo fatto tantissimi lavori in passato mi invita a tenere un seminario sulle metodologie per i videogiochi in un'Accademia di Belle Arti. Accademia di Belle Arti dove già il computer era una cosa brutta. Figuratevi parlare di computer games, di videogiochi, cioè era eresia. E nel frattempo io insegnavo a ingegneria, come docente a contratto, e vedevo che quello che io prima vedevo il lato positivo, quindi la parte tecnologica, era fortemente privata della creatività, perlomeno negli ambienti che frequentavo io, limitava fortemente la creatività. E per questo ho iniziato ad apprezzare gli studenti di nuove tecnologie delle accademie e ho deciso di investire lì sopra. E siamo arrivati a 3, 4, 5, 6 anni fa, dove a Catanzaro ho aperto il primo corso di laurea in computer games, primo in Italia, in un'Accademia di Belle Arti. E di nuovo un momento di forte rottura rispetto alle arti tradizionali. Di nuovo i videogiochi erano visti come una cosa negativa, manco artistica, ma comunque negativa. Beh, poi è stato il Covid, è stato tutto il resto, è stato un sacco di cose, e ora che la parola, come dicevo prima lui, la parola gamification fa così tanto figo, i direttori di musei, dei parchi naturali, dei parchi archeologici, scusate, vengono e ci chiedono di fare dei prodotti per loro. E questo è un pochino la mia storia per spiegarvi perché faccio come lavoro in informatico e faccio il docente in un'Accademia di Belle Arti, non che ne so, informatica. E l'aspetto del formare delle persone che abbiano la voglia di sperimentare, di ricercare, di metterci fantasia nelle cose, nel digitale, per me è importante. È un po' quello che poi ho fatto io durante la mia storia, adesso vedete un pochino quello che è stata anche la storia dell'informatica, di un certo tipo di informatica. Questa cosa di cui parleremo adesso, che ci ha permesso di guardare l'orario per non sforare, è un viaggio che racconta un pochino cosa è successo nel mondo, ma soprattutto poi in Italia, quello che si è visto di meno, tutto un movimento, gruppi di persone, artisti, politici, attivisti, ricercatori, che hanno sperimentato prima della diffusione di internet, prima dell'avvento di YouTube, prima dei social network, hanno sperimentato forme di socialità, forme di comunicazione. E questa chiacchierata, che in realtà in alcuni momenti cercherò di fare un pochino di corsa, perché a volte faccio un pochino prendere la mano, e secondo me tutto è collegato, non ci sono cose che accadono così per caso, ma c'è un filo conduttore, quindi cerco di riempire tutti i tasselli per dare un'idea completa, ma a volte le cose diventano un pochino lunghe. Questa presentazione l'ho fatta perché quest'anno ricorre il 10° anniversario della morte di Arno Schwarz. Arno Schwarz è stato un attivista americano. Anche questa è una cosa strana, perché ho avuto modo di conoscerlo per caso un anno dove sono stato negli Stati Uniti a partecipare a una DEFCON conference, e mi sono preso un paio di mesi di vacanza, mi sono girato e casualmente ho trovato, non sapevo chi fosse, ma l'ho conosciuto così, non eravamo amici. La cosa
strana è che, sapete chi è Aaron Swartz? Aaron Swartz è stato l'attivista, è stato un membro dell'Electronic Frontier Foundation, è uno dei fondatori di Reddit, la piattaforma Reddit. Uno che ha lavorato su, su proxy Tor Web, mi pare si chiami. Insomma, una persona attivista che a un certo punto che lavorava comunque per la condivisione dei saperi e delle conoscenze e per l'open publishing, cioè il diritto a tutti di accedere ai contenuti, alle informazioni. E cosa ha fatto? Ha scaricato dal database dell'università che frequentava un numero considerevole di libri, di testi, che ha poi reso pubblico gratuitamente. Non c'era scopo di lucro in questo. Sono successe una serie di cose che hanno portato a una denuncia, all'arresto, poi il pagamento di una cauzione altissima e il rischio di avere dai 35 ai 50 anni di carcere e $1,000,000 di multa, no? E vabbè, decide a un certo punto di togliersi la vita. E nel 2014 la giunta del comune di Mantova decide di dedicare un centro servizi ad Aaron Swartz. L'anno scorso ero lì insieme a qualcuno che fa per parlare di attivismo e davanti, eravamo all'università di Mantova, davanti al sede dell'università di Mantova mi giro e vedo il centro servizi Aaron Swartz e la cosa mi è rimasta impressa. Dicevo, la cosa strana di tutto questo è che io avevo già conosciuto Aaron 5-6 anni prima, perché io negli anni 90 lavoravo come sistemista in una società che produceva servizi per, allora c'era una rete, diciamo che adesso immaginiamoci una sorta di internet, allora si chiamava Itapac, funzionava su X25 e io mi occupavo della sicurezza e avevamo un sistema operativo che era uno Unix prodotto da un'azienda che si chiamava Coherent. Siccome io sono amante di Unix da sempre e volevo avercelo anche a casa, quello funzionava praticamente su qualunque computer, eppure sui vecchissimi PC 80-88 che al tempo la gente aveva in casa. E ero totalmente appassionato di questo core di Unix che quando sono stato negli Stati Uniti, in un'occasione di un evento, ho conosciuto Robert Swartz, che era quello che dell'azienda che distribuiva. Che produceva questo Unix. Vabbè, questa è stata una cosa coincidenza, ho scoperto tutto poi a posteriori, ho fatto questa ricostruzione a posteriori. Vabbè, comunque, partiamo. La storia nasce più o meno nel secondo dopoguerra, quando per tante ragioni, ora ve la faccio un pochino semplice, gli Stati Uniti hanno necessità di avere una rete di comunicazione che fosse più efficiente di quella del momento. Cosa fanno? Investono dei soldi nella ricerca, a un certo punto si rendono conto che, dopo tante peripezie che nelle slide, che poi vi lascerò, racconto, a un certo punto riescono a trovare un modello di rete che va bene, ma manca ancora, cioè, c'è l'hardware, ma manca il software. E all'epoca non c'era nessuno che aveva competenze di network, non c'era competenze di rete, quindi nessuno che era in grado di sviluppare un software di rete per gestire tutta questa infrastruttura, lato software. Software semplificando tantissimo, un po' romanzando, ma a un certo punto, per questo problema che succede? Che decido di dare in mano questa nascente rete, che si chiamava ARPANET, a delle università, per sperimentare e far venire fuori qualche cosa che fosse poi utilizzabile. E questo secondo me è stato un momento importante che ha fatto sì che ora nel 2023 abbiamo una rete internet ad uso civile, non militare. E questa gente che stava in questa università, ricercatori, docenti, studenti, erano persone che avevano voglia di sperimentare. C'avevo una slide che avevo fatto apposta, vabbè. Non so se avete mai visto The Big Bang Theory, dove c'è Sheldon che gioca con i trenini. E ovviamente è una citazione del Tech Modern Road Club, un'associazione all'interno del MIT, che costruivano, riproducevano
treni, rotaie, cose, ovviamente con un background scientifico. Poi scopre, arrivano i computer, possibilità di connettersi in rete con altri computer molto lontani. Il primo modello prevedeva quattro, cioè il primo, all'inizio c'erano solo quattro nodi in quattro posti diversi degli Stati Uniti, quindi la possibilità di diminuire le distanze, di ridurre le distanze, poter fare ricerca scientifica su uno stesso progetto praticamente in tempo reale o quasi, cosa impensabile fino a prima. E portano nel digitale quello che prima facevano nell'analogico. Quindi nascono i primi videogiochi, nascono i sistemi di comunicazione che si chiamavano mailing list per poter discutere di argomenti. Le prime mailing list che sono uscite non erano certo, che ne so, quelle di filosofia o di non so che cosa, ma erano quelle di fantascienza, per esempio, discussioni sulla fantascienza. Erano cose molto più legate a quelle che erano le passioni delle persone. Ma mentre nasceva internet, chiaramente che era legata a poche università, per poter avere una connessione, ARPANET si chiamava, per avere una connessione a questa rete bisognava avere una relazione con il governo degli Stati Uniti, quindi un rapporto, non mi viene in mente i termini, ma insomma un rapporto di collaborazione con un contratto con il governo degli Stati Uniti. E non tutte potevano avercelo, perché le facoltà umanistiche non avevano che tipo di ricerca facevano per il governo. E quindi tanti non potevano accedere a questa rete che invece stava diventando sempre più interessante. Ma mentre questa rete si espande, tantissime altre persone sperimentano cose. Nasce l'ipertesto, il termine ipertesto che utilizziamo quando andiamo sui siti web e facciamo clic, diventa la manina, c'è cioè il puntatore del mouse diventa una manina, clicchiamo e andiamo da un'altra parte. Beh, è roba vecchia. Roba che risale al 65. Mentre nasce questa ARPANET, altra gente sperimenta, utilizza la linea telefonica per collegare due computer a distanza. La linea telefonica, alla fine, quella una volta, quella tradizionale, era un filo, che alla fine più o meno faceva vari tragitti, ma alla fine univa un punto di inizio e una destinazione. Un po' come questa rete ARPANET, funzionava in maniera un po' diversa, ma c'è la sperimentazione è veramente la cosa importante. Vabbè, un momento importante nella storia, anche se non è underground, ma poi ha contribuito tantissimo, è la nascita di Unix. La Unix è stato un sistema operativo, probabilmente il sistema operativo più longevo nella storia, un sistema operativo che nasce alla fine degli anni 60 e tutti utilizziamo quotidianamente, perché abbiamo Unix, avete un Mac, il sistema operativo del Mac è basato su Unix, se avete Linux, Linux è un sistema operativo Unix-like, se avete uno smartphone Android utilizza il kernel Linux, quindi ha fatto una sorta di derivato da Unix. Se avete iOS è basato su uno Unix, ce l'abbiamo praticamente e continuiamo a utilizzarlo. Cambia il modo, poi lo vedremo, ma tutto nasce in questi anni. Ah, i giochi di ruolo beneficiano tantissimo della rete, della connettività in rete. E nascono, ecco, tantissime cose. Il simbolino, la chiocciola che usiamo nella posta elettronica, quindi LET. In tutto questo, in questo periodo, nasce l'Homebrew Computer Club, che vive una decina d'anni, ed è stato un po' un luogo di incontro di sperimentatori. Adam Osborne, fondatore dell'Osborne Computer, ha realizzato uno tra i primi portatili, forse il primo portatile, non vorrei sbagliare, della storia. John Draper, Capitan Crunch. Capitan Crunch è questa persona che ha scoperto che i fischiettini che davano nei sacchetti di cornflakes emettevano un suono a una certa frequenza che permetteva di effettuare delle telefonate sulla linea telefonica tradizionale, dalle cabine telefoniche, gratuitamente. Il Felsenstein, una persona famosa, che attualmente, se non ha cambiato cosa, lavora per Microsoft,
ma è una persona molto importante nella storia dell'underground digitale, una persona che ha fatto tantissimo e che quando l'ho incontrato, vabbè, è un evento pubblico, ma un pochino fatto pensare, perché tante persone, a me non piace, cioè, vi racconto questa storia, queste storie, ma non mi piace molto pensare, riguardare il passato, no? Mi piace più guardare in avanti, perché quando vedo il passato e poi lo vedo, contestualizzo il passato, cioè vedo il passato oggi, noto che tante persone di cui avevo estrema stima alla fine hanno fatto una brutta fine. E Guy Felsenstein, mi ricordo che a un certo punto della sua conferenza dice: per favore non fatemi domande su queste e queste cose, perché io ho un fautore della libertà di comunicazione, per intendersi, perché io non posso parlare perché ho un vincolo con Microsoft di segretezza. E questa cosa mi ha fatto tantissimo strano. Vabbè. E all'interno c'era Steve Jobs e Steven Wozniak. Nascono le mailing list. Ecco, cerchiamo adesso, vediamo di collegare il passato col presente. Modalità di comunicazione, che potrebbero essere, non so, i gruppi di discussione che ci sono adesso, nascono con le mailing list, delle liste di insieme di comunicazione che avvenivano tramite posta elettronica. Certo, non c'era l'istantaneità della chat, però permetteva di conversare. Ora, per voi che siete abituati a usare questi strumenti, sembrano cose normali, ma al tempo non lo erano, una grossa innovazione. Durante questa presentazione è stato un po' che temi una parte all'altra, perché c'è una relazione. Nell'86 Eric Thomas, uno studente di ingegneria a Parigi, inventa uno degli strumenti più utilizzati nell'internet moderna, che era ListServe, un programma di rete per gestire gruppi di discussione tramite email, quindi un software per gestire bene questo sistema di messaggistica. Nascono poi i newsgroup sono dei sistemi un po' più immediati rispetto alle mailing list. Una sorta di forum in rete nasce nel 79. I forum arrivano dopo il web, molti, molti anni dopo. E ancora c'è un nutrito gruppo di persone che ancora utilizza questo sistema per discutere di varie tematiche. C'erano migliaia e migliaia di gruppi differenti di discussione tramite un software che si chiamava lettore di news, un newsreader. Vediamo se ho scritto anche chi, sì, Vard Christensen. Pone le fondamenta della telematica sociale di base, ecco, questa è una cosa importante, attraverso un programma gratuito che si chiamava Modem, che permetteva di far comunicare due computer a distanza. Ora con Modem intendiamo la parte hardware, ma in realtà poi sono un software che permetteva a due computer di comunicare tra di loro a distanza utilizzando una linea telefonica tradizionale. A casa la maggior parte della gente negli Stati Uniti, qua siamo negli Stati Uniti, la gente degli Stati Uniti aveva il telefono a casa, il telefono fisso, non gli smartphone, quindi tutti avevano un cavo che arrivava a casa loro e che poi erano in grado di far arrivare da un'altra parte. Ecco, con questo sistema mettiamo le basi della comunicazione, della creazione di piccole reti, che vediamo tra un attimo arrivano, utilizzando della tecnologia a basso costo, attrezzatura che abbiamo già più o meno a casa. Mancano un paio d'anni alla diffusione degli home computer nelle case delle persone. E l'anno dopo, questi due signori creano il primo bullet board system, chiamato CBBS. Tra l'altro vediamo cosa sono questi bullet board system, perché faranno la differenza. Ecco, il tutto funziona in questo modo. Allora, questi siamo noi, a casa nostra. Abbiamo un telefono a casa, che è collegato, o di cui possiamo creare un collegamento con virtualmente tutti gli altri telefoni per lo meno della nazione. E questo telefono viene utilizzato per parlare. Come possiamo fare a far sì che su questa linea telefonica, anziché viaggiare le parole, viaggino le informazioni? Beh, utilizzando questo apparecchio che si chiama modem, che trasforma l'informazione digitale in suoni che vengono trasmessi sotto questa linea telefonica. E dall'altra parte abbiamo l'equivalente apparecchio che fa la cosa contraria, quindi permette alle persone di comunicare.
Ma in questo esempio c'è qualcosa di più. Da questo lato non c'è una persona col suo computer che sta lì e parla con noi, ma c'è un computer che risponde in automatico alle nostre telefonate e che ha un software a cui noi da remoto possiamo accedere. E questo software permette di fare varie cose, per esempio ad accedere a un'area di discussioni dove ci sono discussioni tematiche su vari argomenti e la gente può disquisire su questi argomenti. C'è un'area file dove la gente può depositare, uploadare o scaricare file. C'è anche un sistema di messaggistica immediata, un po' come WhatsApp per intenderci, ma da computer a computer. Ma tutto questo avviene solo in telefonia, quindi finché io sono collegato a questo computer, impegno solo in telefonia, quindi nessun altro può collegarsi. Quindi solo quando questo io mi disconnetterò, questa linea sarà di nuovo disponibile per un altro utente. Questo è chiaro che è un grosso limite, soprattutto per noi che siamo abituati a una connessione H24, ma il tempo era un male necessario per poter comunicare. E tra un attimo vedremo questo sistema, che si chiama BBS, si inizia ad espandersi e a formare dei network che permetteranno di far arrivare queste informazioni da qui in più o meno in tutto il mondo. E chi ha reso possibile questo lo vediamo tra un paio di slide. Questo ve l'ho già detto, arrivano gli home computer, nelle case delle persone, un apparecchio che possiamo collegare al televisore che già abbiamo a casa, utilizzando una serie di altri accessori che c'era al tempo comunemente nelle case per poter avere l'hardware necessario e sufficiente per poter lavorare con questi strumenti. Chiaro, questi computer nascono per altre cose, ma a un certo punto il comunicare in rete diventa una cosa importante. E le aziende iniziano a costruire questi modem, queste apparecchiette, a un costo abbastanza irrisorio, dice, al costo di 10 alieni possiamo comunicare con i nostri amici, no? Fondamentalmente. Quindi spendiamo cosa di più di un videogioco per avere qualche cosa che ci permette di entrare in un network e comunicare, giocare, avere a che fare con altre persone che stanno da altre parti. Ecco, Tom Jennings, un anarchico americano, fonda la più grande rete informatica amatoriale gratuita che si chiamava FidoNet. Questa è la schermata iniziale di collegamento quando si collegava a una BBS della rete FidoNet, un'area per la messaggistica, un'area per la ricerca di contenuti all'interno delle discussioni, un'area messaggi privata, una sorta di messaggi diretti da utente a utente, un'area file dove posso cercare file divisi per categorie, soprattutto programmi freeware, e anche una sorta di email, un sistema di email che permetteva di comunicare con persone lontane, perché era una vera e propria rete. Ogni nodo di questa rete, diciamo, è una rete con una struttura di tipo gerarchico, significa che questo che è il computer a cui io mi collego adesso, in cui scrivo la mia email, in cui partecipo a una discussione, a mezzanotte, alle 2 di notte, cosa fa? Manda tutti i messaggi che c'è, li sincronizza con il nodo di livello superiore, che poi lo sincronizzerà con quelli di livello superiore, in questo modo, in un tempo abbastanza ragionevole, per noi adesso no, ma al tempo sì, quindi dell'arco di 1 o massimo 2 giorni, tutto l'intero network, che piano piano si espande, arriva dai satelliti, arriva in Europa, arriva più o meno in tutto il mondo, e le informazioni appunto si distribuiscono. Quindi potevo mandare una mail a una persona che stava magari in Olanda, un'altra che stava negli Stati Uniti, in 2 giorni questa la riceveva
e mi poteva rispondere. Non c'era un modo equivalente al tempo, potevo scrivere una lettera e spedirla, ma ci metteva 2 o 3 settimane, o quasi di più, non lo so. Sì, c'era il telefono, ma questa era una cosa, veramente è stata una grossa innovazione. Ma quella che era una cosa un pochino abbastanza molto amatoriale sfugge di mano anche agli autori stessi. Queste BBS si diffondono a macchia d'olio e tantissimi utenti iniziano a popolarle di contenuti. Una rete che si espande veramente in maniera rapida e veramente spaventosamente grande. Ciò che ha reso la diffusione dei BBS, ma comunque tutta la serie di strumenti digitali accessibile a tutti, è stato il free software, il software senza un copyright, un software che fosse ridistribuibile in maniera gratuita, anzi spesso si invogliava gli utenti, le persone, gli utilizzatori a mettere mano e a migliorare questo software, questo prodotto. I software per gestire la BBS erano software open source. Quando io avevo la mia BBS di cui vi racconterò, usavamo un software che si chiama allora BBS, realizzato da un informatico bolognese, un software freeware, un software dal lato economico gratuito, comunque insomma, free nel senso di libero. Che non significa che non era importante l'aspetto economico, cioè è chiaro che tutti abbiamo bisogno di lavorare, di autonomia per vivere, ma qua si privilegia diciamo l'aspetto, i benefici che si hanno dalla condivisione, dalla diffusione delle conoscenze. Una rete più comoda da usare, più efficiente, significa una rete con più utenti, con più informazioni, più programmi, più messaggi, più idee, più scambi sociali e tecnici. All'interno di questo free software sono alcune persone che hanno ricoperto un ruolo sicuramente importante. Uno di questi è stato Richard Stallman. Faccio veloce perché siamo ancora un pochino indietro. Ecco, le BBS, è proprio sulle BBS, non su internet, perché internet da noi arriva molto dopo rispetto agli Stati Uniti, ma anche negli Stati Uniti negli anni 70, inizio anni 80, non è un qualche cosa disponibile a tutti, la gente a casa proprio non ha internet. Le BBS hanno invece permesso questo, hanno permesso di avere una connessione in rete in qualche maniera, cioè una rete alternativa, ecco, a internet, a casa propria. E sulle BBS hanno iniziato i percorsi di riflessione culturale e tecnologica e le BBS diventano un laboratorio di sperimentazione collettiva dove chi non poteva accedere a quell'internet, che al tempo era molto elitaria, iniziava a parlare di tematiche quali la privacy, la crittografia, l'editoria elettronica, la censura, il controllo delle informazioni, i diritti nell'era digitale, il copyright. E tantissime persone di diversa estrazione, con diversi interessi, iniziano ad arrivare su queste BBS per discutere, per dare il loro contributo. E quindi negli anni 80 la telematica non è ancora un fenomeno di massa, per questo l'ho chiamato underground digitale, è che è un mondo sotterraneo, abbastanza sconosciuto, frequentato da appassionati, non pochi, ma comunque appassionati, che quando usciva sulla stampa era perché veniva additato a qualche cosa di negativo. E mi ricordo che quando abbiamo aperto la prima BBS, io abitavo a Bologna, il giorno dopo sono usciti su Repubblica, esce il titolo alla prima pagina dicendo è stato aperto, che ne so, il centro telematico degli hacker, no? E la struttura che ci ospitava in quel tempo, perché non eravamo autonomi, decide di farci uscire dal loro network, quindi non permetterci di proseguire. Ma in realtà ciò che noi facevamo era sposare questa filosofia di cui vi ho parlato, non c'era niente di illegale. Ma ecco, certe cose, quindi, quando se ne parlava, soprattutto sulla stampa, era per demonizzarlo.
Nel 85 il mondo dell'underground digitale è scosso da due importanti avvenimenti, la nascita di Well e l'uscita del primo numero di Frack, una BBS, una rivista che lascia una impronta sotto la cultura digitale degli anni 80. World Art Electronic Link, una BBS nata come emanazione telematica di una rivista che racchiudeva in sé i gusti, la politica e le idee della California post-hippie. Proprio questo suo sapore di controcultura ha attirato una vasta schiera di intellettuali, di artisti, di scrittori, di hacker. Non so se ho necessità di specificarlo, ma lo faccio. Hacker non è inteso nel senso dell'immaginario collettivo della persona che viola dei sistemi per scopi di lucro, ma sono persone che hanno voglia di conoscere le cose, come funzionano le cose, di sperimentare, di aprire le cose per vedere come sono fatte, come sono costruite, persone che mettono mano sulle cose. Quindi ci sono tutti questi, persone molto diverse, si sono appassionate attiviste per la difesa dei diritti digitali, delle libertà di espressione in questo nascente cyberspazio. Tra queste anche persone come Bruce Sterling e tanti altri, parolieri dei Grateful Dead, eccetera, eccetera. Ma anche, per esempio, il fondatore della Lotus Corporation, che è un'azienda, ora non so se esiste ancora, ma al tempo Lotus 1, 2, 3 era probabilmente uno dei più famosi software di spreadsheet, tipo Excel, diciamo. Nascono le Electronic Zine. Ai tempi punk, la fanzine era il modo di comunicazione, era una rivista underground, solitamente stampata in casa, dove una componente artistica era molto importante. Ecco, qua c'è la versione digitale. Escono le prime riviste Frack, World News, 2006, un'altra che forse ho una copia qua. L'altra rivista che tuttora, 2006, The Hacker Quarterly, continua a essere pubblicata anche oggi. Era un pochino il punto di riferimento della cultura underground delle BBS. Poi la gente, chiaramente non c'era Google per poter cercare le cose. Quindi la gente aumentava le proprie conoscenze nei più svariati modi, comprando un libro. Ma io mi ricordo quando sono andato in edicola la prima volta a comprare una rivista di informatica, non sapevano cosa fosse una rivista di informatica. Quindi diciamo, non c'era tantissime cose, ora c'è solo l'imbarazzo della scelta, in edicola, in libreria, cercavamo libri di informatica, abbiamo scaffali pieni, al tempo erano pochissimi. E quindi dove cercare? Ma dove manuali, fonti di informazioni erano disponibili? Nelle aziende, per esempio, che spesso le prendevano e le buttavano via quando non servivano più. Quindi il trashware, il data trashing è stato una componente utile per imparare cose nuove, dalle cose non utilizzate da altri. Ok, vabbè, succede una serie di cose che portano a un certo punto a quello che si chiamava American Hacker Crackdown. C'è un momento in cui la gente, la polizia americana entra nella casa della gente, degli attivisti, dei gestori delle BBS, sequestra tutto, 27 mandati per acquisizione in 14 città, ha sequestrato 23.000 floppy disk, diverse generi di computer, chiuse un sacco di BBS per reati gravissimi. E da qui nascono i primi movimenti strutturati per salvaguardare libertà e i diritti nell'era digitale. Una tra queste è Electronic Frontier Foundation. Nelle slide vi racconto il perché, ora ce ne frega, cioè ci interessa poco, ma uno dei momenti importanti che hanno portato a questi tipi di attacchi è stato per esempio il fatto che una casa editrice pubblicava un gioco di ruolo che si chiamava Cyberpunk. Non so se l'ho portato. Leggendo questo manuale ben fatto per i giochi di ruolo, qualcuno ha avuto l'impressione che fosse un manuale di pirateria informatica. E quindi parte questa operazione, si chiamava Sun Devil, in questa casa editrice che arrivano, sequestrano tutto. E nel 93, quindi pochi anni dopo, la Steve Jackson
vince, che è l'azienda che è la casa editrice, vince sulla taglia regale contro i servizi segreti americani. Gli danno $1,000 di danni, $42,259 di mancati ricavi, $8,781 di spese. Questa storia viene raccontata nel libro di Bruce Sterling che si chiama The Hacker Crackdown. Ecco, questo è l'Electronic Frontier Foundation. Io negli anni ho fatto diversi tipi di attivismo, attualmente sono membro dell'Electronic Frontier Foundation, perché ritengo che in questo momento sta facendo un lavoro da sempre, ma comunque da sostenere. Ok, un altro momento importante nella storia dell'underground digitale mondiale è quando, vediamo se ce l'ho messo, ok, Philip Zimmerman rilascia un software di crittografia che si chiamava PGP. La crittografia è un'arte molto antica, solitamente legata alla guerra. Cioè, è estremamente importante la comunicazione, il fatto che il nemico non possa entrare in possesso delle informazioni, delle strategie. E quindi sistemi di occultamento delle informazioni per far sì che solo l'emittente, solo il destinatario potessero comprenderne i contenuti è sempre stato importante. Ma appunto era qualcosa relegata a particolari ambienti. Eppure la comunicazione, cioè la riservatezza dovrebbe essere patrimonio di tutti. E questo è che pensava Zimmerman, dove rilascia questo software che si chiamava PGP, Pretty Good Privacy, una privacy abbastanza buona. In un'epoca in cui un certo tipo di crittografia, quella robusta si chiama, era fuori legge. Perlomeno la crittografia elettronica robusta. Significa che i software di crittografia, o meglio, si potevano fare, non è vero che fuori legge, ma non si potevano portare di fuori degli Stati Uniti. E infatti Zimmerman ebbe un sacco di problemi per questa cosa. Ogni volta che si spostava all'estero o al di fuori degli Stati Uniti veniva perquisito. Però grazie alle BBS le informazioni viaggiavano molto in fretta. E la storia racconta che per non violare le leggi degli Stati Uniti che equiparavano l'esportazione di software di crittografia, l'esportazione di armi e munizioni, la leggenda dice che Zimmerman stampò il software di PGP su una risma di carta, la spedì per posta in Olanda, gli olandesi con uno scanner, un software di OCR, scansionarono tutto e ricrearono PGP al di fuori degli Stati Uniti, ma senza violare la legge. Sicuramente la strada fu un pochino più rapida e più semplice, ma tutto questo ora non esiste più, questo tipo di pratica non esiste più. Nel 2000 non esiste queste restrizioni, ma il lavoro di Zimmerman è stato importantissimo in un momento in cui un paio d'anni, in questi anni, la National Security Agency americana stava per imporre l'uso di chip di crittografia su tutti i dispositivi digitali della gente, con un sistema per cui le conversazioni fossero crittografate dall'emittente e destinatario, ma di cui la National Security Agency, cioè il governo americano, avesse in mano una chiave di decrittazione. Quindi il governo potesse comunque intercettare e leggere tutte le comunicazioni delle persone. Tra le brutte cose che succedono, lo leggevo oggi, non mi ero più interessato di Zimmerman. Da tanti anni ho visto un pochino la fine che ha fatto, che alla fine questo che è un software open source, a un certo punto diventa un'azienda che con un prodotto commerciale, pian piano il software non è più open source, certo il sorgente può essere visionato da chi deve, per particolari esigenze, ma non è più open source. Poi l'azienda viene venduta a quell'azienda che doveva fare questi chip per NSA, per intenderci. Quindi, insomma, poi lui se n'è andato, però insomma non è stato un bel futuro. Qualcun altro, questo signore, crea IRC. IRC è un sistema di messaggistica in tempo reale, quindi molto rapido, ancora molto utilizzato, seppur ci sono dei sistemi che la gente utilizza in via preferenziale, tuttora IRC viene ancora utilizzato. Questa è l'interfaccia di
di una chat con IRC, dove qua abbiamo l'elenco degli utenti di questa chat, e qua ci sono dei messaggi, così, questi sono i messaggi personali, o possono essere altri canali, altre chat di gruppo, o messaggi privati. Ok, arriviamo adesso alla parte più importante, che è l'Italia. L'Italia arriva tutto un pochino dopo, però negli anni, i primi anni 80 arrivano gli home computer anche in Italia. E utilizzano principalmente come sistema di memorizzazione delle informazioni delle audiocassette. È uscito in questi giorni al cinema un film che racconta la storia di questo ragazzo di Napoli che negli anni 80 si chiama Mixed by Harry, che è molto divertente, racconta la storia, appunto, lui duplicava audiocassette e poi mette in piedi alla fine un impero che supera il mercato ufficiale della discografico in termini di vendite. Comunque, ecco, al tempo la musica veniva ascoltata, veniva principalmente utilizzata attraverso delle audiocassette, con delle scatolette con un nastro magnetico e un apposito lettore poteva leggere o incidervi sopra. Questi computer facevano utilizzo di queste audiocassette, quindi io potevo, anziché registrare della musica, registravo sopra dei suoni particolari che il computer emetteva, un po' come quei suoni che emetteva il modem, e quindi potevo leggere o scrivere delle informazioni. I Radiohead, per esempio, un gruppo musicale, per chi non lo sa, esce con OK Computer. Sì, no, ho detto parlare dell'Italia, loro non sono italiani, ma comunque c'ha un collegamento. Escono con un audiocassetta con allegato un software al tempo fatto per un computer che andava, una delle due famiglie di computer che andavano di moda all'epoca, che era un Sinclair ZX Spectrum. Questo non fa parte del software che ha fatto, ma questa è la parte di caricamento di qualunque programma su questo computer. Quando questi suoni che avete sentito venivano messi, lui generava queste righe. Ecco, questo è il codice sorgente del programma fatto dalla band, con tutti i ringraziamenti, eccetera, eccetera. E quella che vedete adesso è l'esecuzione del loro software, tra un attimo. Beh, è una cosa interessante, bella, ma poi se lo vedete, insomma, quello che vi dicevo prima, un pochino, l'artista che utilizza uno strumento che non conosce, no? Vabbè, tanto di cappello ai Radiohead, perché comunque hanno fatto, in quel momento era una cosa interessante, vista adesso, insomma. Andiamo avanti. Ecco, il fatto che informazioni che sono memorizzate su delle audiocassette, quindi attraverso dei suoni, ha fatto pensare a qualcuno, purtroppo io sono arrivato secondo, qualcuno più sveglio ci ha pensato prima, e ha proposto alla RAI di fare una trasmissione. All'interno di questa trasmissione trasmettevano questi suoni che la gente poteva acquisire o registrandolo, collegando direttamente il computer, ma diciamo, era più facile registrare su un'audiocassetta in tempo reale mentre veniva trasmessa, e poi potevano riutilizzare sul loro computer con vari software su diverse piattaforme, su Sinclair che avete visto dei Radiohead, su un Olivetti M10, una specie di portatilino, diciamo, dell'Olivetti, su un Commodore 64 che era un altro computer molto diffuso all'epoca, praticamente sul 98% dei computer attualmente, cioè al tempo, utilizzati dalla gente. Io lavoravo in una radio e abbiamo fatto questo esperimento, in realtà non sapevamo di questo, in realtà questo è stata una cosa molto importante, molto grossa. Avevamo il sabato sera una trasmissione di musica punk e un giorno decidiamo di scrivere una sorta di fanzine e digitale, probabilmente non l'avrà scaricata nessuno, ma l'abbiamo trasmessa. Cioè, fa parte della sperimentazione, cioè sperimentare, utilizzare delle cose che non sono nate per quello scopo, ma appunto, trovare la maniera di sfruttare ciò che abbiamo a disposizione. Però con qualcuno prima del Ham Radio,
utilizzare le trasmissioni radio, per esempio utilizzando le apparecchiature per radioamatori. Un po' come succede con, come nell'esempio prima delle radio in FM dell'epoca, altri strumenti per poter creare rete, per poter comunicare con persone a distanza. L'Italia si collegherà a internet, ma ancora non sarà diffuso a tutti, solo nell'86. Ma ciò che diffuse la cultura della comunicazione telematica non furono i fornitori di connettività internet, bensì le BBS e le reti civiche gestite dai comuni, perché alcuni comuni virtuosi iniziano a offrire servizi ai cittadini tramite delle piattaforme equivalenti alle BBS. Bologna, per esempio, Bologna è stata tra le prime a fornire dei servizi ai cittadini e probabilmente una delle prime a fornire la posta elettronica gratuita ai residenti all'arrivo di internet, cioè la diffusione di internet. Quindi la possibilità di accedere ai servizi della città, del territorio. E poi ognuno cerca di attrezzarsi a suo modo. E negli anni 80, nella seconda metà degli anni 80, la società che gestisce la telefonia in Italia, che era la SIP, in quel caso la Telecom, mette sul mercato il Videotel, uno scatolotto che collegava la presa del telefono e utilizzava la linea telefonica per accedere ad una rete, non era internet, una rete che forniva dei servizi, da un sistema di messaggistica all'oroscopo, all'orario dei treni, basato in realtà non era un'invenzione loro, basato su degli esperimenti già fatti in Francia con Minitel e in Inghilterra con il sistema Videotex, mette sul mercato anche questo. Però lo fanno, ecco, infatti Videotel francese, questo, è stato fatto, funzionava talmente bene che l'hanno dismesso nel 2012, quindi moltissimi anni dopo la diffusione capillare di internet. Ma in Italia hanno fatto le cose un po' così. Poi c'è un retroscena, c'è un perché. Adesso a distanza di anni la SIP non esiste più, non è più reato dirlo, ma c'era delle ragioni per cui le cose non andavano bene. Nasce nell'81 una tariffazione a consumo direttamente sul telefono, cioè quindi io lo utilizzavo e la mia linea telefonica, veniva debitato l'uso di questo. E funzionava non a minuti di connessione, ma a numero di pagine visitate. Quindi se visitavo 10 pagine, pagavo 10 volte. Poi c'erano delle pagine che avevano dei contenuti speciali, cioè con una tariffazione maggiorata, quindi magari visitavo 5 pagine e spendevo, non so, l'equivalente di 10 euro, per esempio, o di più. Beh, non è che attaccavo l'apparecchio e basta, ci vuole una username e una password, no? E la soluzione italiana, la soluzione italiana cosa faceva? Identificava l'utente attraverso una password fatta con un algoritmo semplicissimo. Da qualche parte c'ho ancora sia l'eseguibile che ho fatto per Amiga, tipo usavo un computer Amiga, sì, sorgente, ora non l'ho trovato a portare qua, ma è una cosa elementare, tant'è vero che dopo poco tempo tutti utilizzavano questo software di generazione delle password e tutti accedevano a questa rete gratuitamente. Fino a quando le cose iniziano ad andare più bene, fanno un nuovo algoritmo, e la gente che prima era abituata ad usare questo strumento quotidianamente dice: ah, e adesso cosa faccio? Cioè, diventa una cosa talmente, come se voi vi togliessero internet, no? E adesso cosa faccio? Come faccio a fare le cose? Quindi trovo la maniera per usarlo anche legalmente. E quindi tanta gente ha utilizzato la strada più semplice, usare delle password di qualcun altro. Quindi, non so, telefono a casa lui, dico: sono dell'azienda di telefonia, della SIP, dobbiamo fare un controllo sulla sua linea, ci può dare la password del Videotel? Questi danno la password, noi la utilizziamo, cioè noi, non noi, cioè le persone qua la utilizzavano e addebitavano cifre spaventose alla gente, alle famiglie. No. E vabbè, questo ve lo salto, la pubblicità del Videotel, ma siccome siamo un pochino in ritardo non ve lo faccio vedere, giusto così. Questo apparecchio qua, solitamente era uno scatolotto con già la tastiera integrata e il monitor monocromatico. Permette di fare varie cose. Ecco, accesso ai ristoranti, soprattutto messaggerie, servizi delle ferrovie e così via. Scusate, ve lo salto questo che non ci interessa. Cosa succede però? Ecco, diciamo, non funziona bene come funzionava all'estero,
perché il sistema del passo era semplice. Con la seconda generazione, con il passo più complesso, con il sistema di algoritmo più complesso, gente si vedeva recapitare 60 milioni di lire, che sono 60 mila euro di bolletta telefonica. Alcuni fornitori di servizi su queste reti Videotel, cioè il fornitore di servizi è uno che dice: ok, pago l'azienda di telefonia per poter offrire un servizio, non so, l'oroscopo. Si pagava e poi basta, fine. Poi questi decidevano quanto tariffare l'accesso all'oroscopo. C'è gente che magari tariffava, ovviamente, chiaramente, per scopi fraudolenti, perché alla fine quello era la ragione, non so, 10.000 lire, quindi 10 euro ad ogni pagina vista. Poi alla fine trovavano dei ragazzini a cui davano delle password illegali, rubate a qualche famiglia, dicevano: ok, perdici 3 giorni, stai lì a guardarci le pagine, no? E i contatori dei soldi iniziavano a salire, quindi dobbiamo aumentare gli introiti. Ma il retroscena qual è? È che molto di questo è stato voluto, perché la compagnia telefonica aveva fatto una richiesta alla Comunità Europea per sviluppare il Videotel, quindi per ottenere dei finanziamenti, e doveva far risultare che ci fossero degli utenti, un numero elevato di utenti, cosa che se no non ci sarebbe stato. La gente non era interessata a navigare su questa rete Videotel, non gli fregava niente alla gente a casa d'avercio, e quindi trovano una maniera per diffonderlo. E le password degli utenti solitamente erano impostate su 0000 a tutti. E finché a un certo punto, quindi, riescono a dimostrare di avere un traffico enorme, però a un certo punto arriva il momento in cui deve fatturare al fornitore di servizi e non riesce ad avere, non hai soldi a copertura per poterlo fare. A livello invece aziendale fornisce un'altra rete che si chiamava Itapac, molto più simile alla rete internet attuale come architettura, e la cosa interessante era che era interconnessa praticamente con altre reti in giro per il mondo, e volendo gli utenti Videotel potevano accedere a questa rete Itapac. La cosa bella, perché per la prima volta potevi uscire dalla tua città e girare il mondo, e magari c'era un gateway a Milano che ti portava su un nodo israeliano e poi ti portava su un nodo, non so, statunitense, e in due passaggi arrivavi, eri collegato con gli Stati Uniti, cosa impensabile, manco con le BBS, cioè faceva una comunicazione in tempo reale nel giro di istantanea, cioè veramente istantanea. E anche qua è chiaro, era un sistema aziendale, quindi poche persone avevano accesso. Spesso i fornitori di servizi su queste reti di trasmissione fornivano degli accessi alle persone che gestivano, se erano delle chat line, dei moderatori di queste chat. Quando stavo a Bologna noi usavamo un codice, si chiamava NUI, questo codice che permetteva di accedere alla rete Itapac, che era una NUI di servizio della SIP, quindi uno che non era fatturato a nessuno, che non sembrava soldi a nessuno, la usava mezza Emilia Romagna, però ti permetteva di andare in tutto il mondo e scoprivi cosa c'era di fuori di casa nostra. Uno dei posti dove era bello andare era in Francia, era QSD, una sorta di chat line, messaggeria con tantissime persone che stavano nell'underground digitale, quindi sparare di un sacco di, anche di cazzate, ma anche di un sacco di tematiche interessanti. Era comunque una sorta di, diciamo, di bar telematico che fino a quel momento non avevamo mai visto. E arriva il 90, gli studenti occupano l'università, arriva la Pantera. E beh, la Pantera deve sfruttare la tecnologia del momento. Alcune tecnologie erano un pochino preistoriche, cioè ora sono considerate preistoriche. La rete dei fax, il fax era questo apparecchio che era collegato al telefono, e noi mettiamo dentro un foglio, questo lo scansionava e lo trasmetteva da un'altra parte, al numero destinatario. E questo si trovava, questo foglio di carta, dall'altra parte, con ciò che noi abbiamo, una sorta di fotocopia del nostro foglio da un'altra parte. E in mezzo ci sono un po' di fax del periodo della Pantera. Ma
noi informatici volevamo di più. Le università avevano una rete, la maggior parte delle università italiane avevano computer della DEC, della Digital Equipment Corporation, che forniva questa infrastruttura di rete, la DECnet Bitnet, che collegava tutte le università italiane. E quindi decidiamo di utilizzare, ce l'avevamo lì, potevamo accedere a questa rete e comunicare con tutti in tempo reale. E mettiamo in piedi, un sacco di persone danno il loro contributo per realizzare OccupaNet. Alla fine non è altro che una sorta di mailing list, è un sistema per cui tu mandi un messaggio che viene rimbalzato per tutta la rete di OccupaNet. Queste sono alcune scansioni della comunicazione che viene fatta sulla rete dei fax, ma a volte cose serie, cose importanti, a volte così, per la voglia di comunicare, per di trasmettere qualche cosa, di condividere. Ecco, questo è OccupaNet. Quindi questa rete è un primo esempio di utilizzazione del network, della rete in senso politico, che parte dalle facoltà scientifiche e rappresenta un fondamentale punto di raccolta delle informazioni da tutto il mondo, per esempio in quell'anno degli eventi in Cina, in piazza Tiananmen. Questo video, che poi vi passo nelle slide, racconta un pochino della rete, diciamo dell'esperienza della Pantera, della rete fax di OccupaNet. Arriva Fidonet in Italia, nell'84 il primo nodo a Potenza, un momento importantissimo nello sviluppo delle reti in Italia. Ma gli artisti entrano in campo, gli artisti che iniziano a diventare dei creative coder, quindi dei sviluppatori artisti. Uno di questi è Tommaso Tozzi, che dà vita a Decker Art BBS, la prima BBS dedicata all'arte di attivismo. Distribuisce una propria fanzine, una propria electronic zine sotto forma di floppy disk, che erano il metodo di comunicazione, insomma, di trasferimento dell'informazione dell'epoca. Siamo passati dalle audiocassette a un sistema a disco. Quindi su questi floppy disk era presente una... Poi qua c'è la possibilità di provare, di vederlo. Una sorta di, appunto, di rivista digitale, chiamiamola rivista digitale. Una banca dati casalinga a cui tutti possono accedere. Questa è quella collegata, quindi non il floppy disk, ma intendo la BBS. Casalinga, a cui tutti possono accedere attraverso un numero telefonico e un modem per leggere, lasciare, manipolare dati, filosofia, testi vari, immagini. Quindi non solo fruire, ma mettere mano. Oggi abbiamo installato uno di queste electronic zine su questo computer e mentre cercavamo di capire come navigare, come funzionava, a un certo punto siamo entrati in uno di questi, in un testo di una sorta di documento e ho detto, ma qua possiamo modificarlo, no? E così la prima impressione che uno ha è dire, ma non va bene, no? C'è un errore. In realtà la sua filosofia è quella di permettere alla gente di mettere mano, modificare, alterare, dare il proprio contributo, che sia un'immagine, che sia un documento, che sia un testo, un audio o altro. Tutto questo, ovviamente, senza copyright. Nasce una rete di BBS al di fuori del circuito Fidonet, che era un pochino troppo rigido in Italia, una filosofia diversa da quella americana. C'erano delle regole molto rigide, molto severe. Per dire, noi eravamo all'interno di questa, quando abbiamo aperto la nostra prima BBS all'interno della rete Fidonet, e per un articolo su un giornale falso ci hanno espulso. Quindi molto rigido, la gente non stava proprio agio. Quindi nasce una rete che si chiamava Cybernet, la prima rete telematica cyberpunk italiana. Nel giro di pochi anni iniziano ad aumentare i nodi, a diffondersi, e ha creato BBS, Tommaso Tozzi fa parte di questa rete,
E sono case, arrivano case editrici che parlano di cyberpunk, parlano di comunicazione in rete, parlano di digitale. Una di queste è sicuramente la casa editrice Shake, che esce con dei libri, con il libro di Steven Levy Hackers, ma con libri anche con, che parla di tematiche italiane, quindi software libero in Italia. Nera, un'altra rivista che trovate qua, anche questa è legata ai new media, alla new media art, alla musica elettronica, all'attivismo che tuttora è, viene pubblicata. E piano piano tantissime situazioni diverse si avvicinano alla scena cyberpunk. Nel marzo 91 c'è un momento importante nella storia delle reti, diciamo, underground italiane, ed è un evento che si svolge a Bologna all'interno di una manifestazione più grande che si chiamava Ink 3D, che prevedeva musica, performance, e anche una parte legata alla comunicazione in rete. Era estremamente variegata, partecipavano degli artisti, che in realtà degli artisti con insomma, origini anglosassoni, ma che si erano trasferiti in Italia, a Sant'Arcangelo di Romagna, una comunità che si chiama Mutonia, che in questo gruppo si chiamava Mutoid Waste Company, che costruivano moto, costruivano robot, tutti chiaramente analogici, non digitali, e facevano degli spettacoli bellissimi, e hanno fatto parte di questo grossissimo evento. E qua nasce, alla fine, da qua nasce, a seguito di questo evento, nasce la rete Cyberpunk italiana, insomma, che fondamentalmente è Cyberpunk italiana. Questo che vi ho raccontato, il primo nodo della rete, nasce a Bologna, all'interno di una BBS di Fidonet, che si chiama Arci BBS di Bologna, gestita dall'Arci di Bologna, ma dopo che è stato articolo su Repubblica, viene chiusa, e quindi questo però alla fine è stata una cosa positiva, perché ha permesso veramente di creare un network diverso, più su misura per la realtà interessata a certe tematiche, quindi con policy meno rigide, meno intransigenti, meno dittatoriali. A Bologna quindi nasce una BBS che si chiamava Lemer Exterminator BBS, Exterminator Lab, prende il nome da un virus per Amiga, in realtà questa BBS. Ed ecco, questo è il primo nodo vero di questa nascente rete. Lo slogan di questa nuova rete è: l'informazione vuole essere libera, l'informazione deve essere libera. E quindi un network per rendere l'informazione, le conoscenze, la cultura disponibile a tutti. Nel frattempo qualcun altro si inizia a muoversi nell'ambiente delle reti, qualcuno che ha un background molto più politico. Più o meno un'area legata all'autonomia operaia degli anni 70-80 inizia a vedere potenzialità delle reti telematiche per fare controinformazione o per comunicare. Dopo una serie di riunioni fatte in Europa tra membri più o meno di quest'area, nasce lo European Counter Network, una sorta di piattaforma di collegamento tra diverse realtà della sinistra extraparlamentare, sia italiana che europea, che univa associazioni culturali, centri sociali, circoli, periodici e così via. Nel 93 arriva anche il crackdown italiano, qui una serie di indagini che tracciavano le BBS, perlomeno certo le BBS quelle più rigide, istituzionali, legate alla rete Fidonet, di pirateria informatica. Nell'11 maggio del 94 le perquisizioni sequestre della Guardia di Finanza interessavano un buon numero di gestori, SISO erano i gestori di questi nodi della rete Fidonet. Qualche giorno dopo, 15 giorni dopo, il magistrato firma un altro centinaio di mandati di perquisizione per associazione a delinquere, contrabbando, duplicazione di software, violazione di sistemi informatici, terzi e così via. E questo portò alla distruzione, alla polverizzazione di questa rete, perché queste BBS poi alla fine non riaprirono più, anche se poi tutto finì in nulla, perché non c'era nulla, ma poi chi ha voglia di rimettere in piedi, di ripartire? Vabbè, questo è uno dei primi messaggi all'interno della rete Fidonet, dove comunicavano che
Guardia di Finanza era entrato a questo nodo a sequestrare le attrezzature informatiche, eccetera, eccetera. Ma la voglia di condividere informazioni continua, né di più diversi modi. Esce Digital Guerriglia, una guida all'uso alternativo di modem, computer e reti telematiche. Un manualetto alla portata di tutti perché tutti potessero accendere un computer, collegarsi in rete, fare cose, usare la crittografia con PGP e così via. Nel 95, qualche anno dopo, esce Kryptonite, diciamo una versione 2.0 di Digital Guerriglia, che tratta più o meno tutti quegli strumenti che all'epoca erano disponibili. Escono diverse cose nuove, non solo la crittografia di PGP, che è importante per la riservatezza delle persone, soprattutto di alcune categorie di persone che hanno necessità di mantenere la riservatezza, perché magari possono essere in regimi dittatoriali, non c'è può non esserci libertà di opinione, e quindi possono essere incarcerati o condannati per queste cose, ma anche a determinate minoranze che in certe nazioni sono mal tollerate. Ma ecco, arrivano nuovi strumenti. Qualche anno dopo, nel 95, 90, nel 96 mi pare, inizia a partecipare al progetto, a un momento di partita di fusione tra la rete Cyberpunk, la rete Cybernet e questa European Counter Network che si era formata. Nasce un progetto completamente nuovo, completamente diverso, che si chiama Isole nella Rete. Entro in questo progetto e metto in piedi un software che si chiama Anonymous Remailer. In realtà non l'ho inventato io, mi sento implementato, il primo in Italia, il secondo in Europa. Il primo in Europa l'hanno fatto con gli Access for All, gli olandesi di Access for All, che ancora fanno moltissima fine poi, perché hanno una società commerciale, poi hanno venduto a una multinazionale, cioè un'azienda grossissima, ma comunque uno strumento che permetteva a persone di comunicare senza mostrare loro reale identità. A cosa serve? Non è che se io dato una casella di posta su Gmail chiamandomi Mario Rossi, sono anonima e il destinatario non sa chi sono, perché morendo puoi salire chi sono. Dice, ma il nostro livello funziona in una maniera diversa, adesso lo vedremo da qualche parte, ma funziona in questo modo. Io mando, solitamente viene fatto abbinato a un sistema di crittografia come PGP. Comunque, sostanzialmente io mando, c'è una rete di milioni di questo sistema di remailer, io mando una mail al primo, il primo pulisce informazioni sul mittente, toglie tutte le informazioni su di me e manda al secondo nodo. Il secondo nodo non sa più nulla di me. Né il primo non sa, cioè il primo fa perdere le informazioni, il secondo non sa più chi sono io, sa solo dove andare al passaggio successivo. E l'ultimo nodo ha perso tutte le informazioni dei passaggi precedenti e conosce solo in quel momento il destinatario. Con un sistema fatto bene, che utilizza la crittografia e non solo bene, una persona può essere sufficientemente tranquilla che la comunicazione non sia. Non possa, cioè che il destinatario o altre persone non possono risalire a me. Perché potrebbe essere, per esempio, che non so, problemi negli Stati Uniti in quel periodo, per esempio, c'è stato il problema delle DS, persone che siano positive hanno difficoltà dal posto di lavoro, confrontarsi con un gruppo di discussione, perché se fossero state intercettate la comunicazione avrebbe avuto dei seri problemi. Ho preso persone che siano positive, ma potrebbe essere qualsiasi altra minoranza. E questo sistema, crittografia, non rivela, ha permesso a queste persone di fare comunità, di confrontarsi, di capire, di porre domande, senza la paura di essere, che qualcuno possa risalire alla loro reale identità. Un'altra produzione artistica, ideata da Tommaso Tozzi, è NetStrike, uno sciopero nella rete. Ora non è proprio questa cosa, però al tempo era il NetStrike, significava intasare un sito web come forma di protesta. Non so, per esempio, una protesta contro il problema che c'è stato qualche giorno fa, con gli sbarchi, no? Con l'azione del governo. Ecco, un'azione poteva essere, per esempio, dare un appuntamento a tutti gli utenti della rete, non pensate a una cosa come adesso, perché era ancora molto più limitata, a una certa ora tutti a collegarsi al sito www.gov.it, non lo so quale, tutti a Saori, in modo da rendere lo strumento, questo sito inaccessibile, un po' come potrebbe essere manifestare su una strada e bloccare il traffico.
chiaramente la forma di protesta molto forte, nuova per l'epoca, e chiaramente poi nel momento in cui si inizia a diffondersi iniziano ad esserci anche problemi legali legati a questa forma di protesta. Ecco, questo è un argomento importante, si chiama MGV, ne parlavo oggi pomeriggio. YouTube prima di YouTube. Un giorno una persona che fa parte di Isola della Rete, questo progetto qui, diceva che mi dice, ah, ma ho pensato di fare un repository, cioè un posto dove la gente possa mettere, o dove noi possiamo mettere, dei video, così la gente si riguarda da casa. Era un'epoca in cui si utilizzavano i modem da 56k, cioè lo streaming era impossibile, e io dissi, ma chi mai potrà voler accedere a dei video magari grossi, 20 mega, con una connessione che per caricare 20 mega ci mettevi 3 giorni, 4 giorni, non lo so, non mi ricordo. Nessuno, è una cosa inutile. È peccato aveva ragione lui. In realtà, mette in piedi NGV, cioè lui ha trascritto, mette in piedi New Global Vision, quindi NGV, è uno YouTube prima di YouTube. Quindi creare canali video online indipendenti a costo minimo, cioè chiaramente gli utenti non pagavano, quindi costo minimo di gestione, con una database di video in continuo aggiornamento. Video prodotti chiaramente, non copie legali di film. Quello che vi dicevo prima, non c'è la supervisione della rete, uno spazio di visibilità su internet che mette in relazione tutto il popolo della rete, soggetti attivi nel mondo della gestione, della cooperazione solidale, le produzioni culturali alternative. Nascono progetti dopo l'isola della rete un pochino simili, fatti da altre persone, uno di questi esiste tuttora, si chiama Autistici Inventati, che danno spazi web, casa di posta elettronica, mailing list, hanno invece quindi anche loro un newsletter, blog, newsletter, eccetera, eccetera. Arriviamo ai primi anni 2000, dove dopo i processi di Seattle WTO nasce Indymedia. Indymedia è una cosa molto bella rispetto ad altre, una cosa quasi attuale, insomma, adesso sono passati un po' di anni, avere una piattaforma che permettesse a tutti di pubblicare, un open publishing vero, che più che avessimo una cosa da dire poteva pubblicarlo, formalmente senza alcuna forma di censura. Cioè, potrebbe essere tendenzialmente una cosa legata a proteste, corsi di piazza, eventi, ma in realtà poi è poco forma di contenuti, che è chiaro, un minimo di gestione su contenuti che violavano una policy che si era data, c'era, ma sostanzialmente l'open publishing, cioè la pubblicazione aperta era la modalità di pubblicazione. C'era, quindi questa open publishing era una parte di Indymedia che si chiamava Newswire, la parte pubblica, il front-end, senza controllo sulla pubblicazione. E poi c'era un sistema di gestione a cui tutti potevano partecipare, e comunque in tutte queste discussioni che avvenivano erano pubbliche, pubblicate. Quindi io partecipavo a una discussione per questa cosa, di discussione di gestionale, credo, e questa era distribuita a chiunque, anche persone che non facevano parte delle network, proprio per il discorso di trasparenza. Qualche anno più tardi, cioè, nel 97, mi pare, sì, nasce Wikipedia, una sorta di Wikipedia degli arti, sempre un progetto di Tommaso Tozzi. Dopo qualche anno si trasforma e diventa EduEDA, Education Encyclopedia of Digital Arts, che è una sorta di Wikipedia per dell'arte, ma più l'arte legata all'attivismo. Wikipedia online sulle arti, la musica, il design, la cultura digitale. Tutto questo mentre già questo in Italia, mentre adesso nascevano tantissimi altri progetti, ho finito, certi progetti simili. Sì, in Germania c'era il Chaos Computer Club, in Olanda al tempo c'era Axis for All, poi Axis for All era un fornitore di servizi di telefonia, una cosa che era sempre più grossa, poi è stata acquisita da una grossa società, ora Axis for All, quel progetto, insomma, di attivismo non esiste più.
In Spagna due progetti, Sindovide in 1950, con due caratterizzazioni diverse, una più politicizzata e una più, diciamo, di puro attivismo, non legata a un'area politica molto specifica. No, questo non posso farlo vedere, giusto? No, beh, questo è un progetto che pare legato a una cosa di Access for All. E, non le forme d'arte. Perché dicevo prima, quando dicevo che la gente nel mondo delle accademie vedeva male l'informatica, no? Insomma, il digitale cosa serve? Gli artisti, Giotto, eccetera, eccetera, mica usavano questo qua, usavano la pittura, la scultura, la decorazione. In realtà non era vero. Ognuno, gli artisti della propria epoca utilizzavano lo stato dell'arte, cioè ciò che c'era in quel momento, ciò che di meglio c'era in quel momento, e ora è sicuramente digitale. E quindi sperimentare con digitale. Questo si chiama laser graffiti, utilizzare la tecnologia laser per comunicare, soprattutto messaggi di protesta, per esempio. Ma non solo, anche come forma d'arte. Una cosa che permette di intervenire a distanza. Un qualcosa di diverso, ma per certi versi simile, è quello che è avvenuto al MoMA, al MoMA qualche anno fa, dove le persone hanno occupato, un collettivo di attivisti ha occupato una sala del MoMA per protestare contro il vitalismo dei musei. E come ha fatto? Praticamente hanno tolto le opere degli artisti, gli artisti famosi che erano in quella sala, e hanno sostituito con le opere di artisti minori, artisti più underground, senza essere arrestati. Come hanno fatto? Utilizzando la realtà aumentata. Alla gente che entrava al MoMA, questi attivisti davano un volantino che spiegava la ragione della protesta, un QR code che vedeva di scaricare un'app. Questi entravano in questa sala, immaginate andare al Louvre dove c'era Mona Lisa, ok, aprite l'applicazione, guardando Mona Lisa l'applicazione non vedete più la Mona Lisa, ma vedete l'opera sua. E la gente andava dentro al MoMA con uno smartphone così e guardava le opere di questi altri artisti. Quindi, insomma, l'utilizzo delle tecnologie in una maniera diversa, la realtà non serve a quello, però ecco, la creatività, che parlavo all'inizio, è proprio questa. Utilizzare le tecnologie che abbiamo, le strumenti che abbiamo, per il nostro scopo, per un solito, diciamo. Allora, ho corso un pochino perché era una presenza molto lunga, volevo cercare di arrivare prima che ci passo fuori, ok. O che vi andaste voi. È chiaro un pezzettino di ciò che è successo in quegli anni. Però è vero che non è che quello che abbiamo adesso è stato grazie alla lavoro che abbiamo fatto in quegli anni. Però una piccola componente c'è, nel bene e nel male, perché certo, le reti telematiche del tempo funzionavano in maniera, essendoci uno spirito più. Cioè, la gente che contribuiva faceva perché aveva la passione. Quindi il discorso, ad esempio, dei rating che c'è sui vari social network era molto più limitato. I troll, sì, ci esisteva, era una cosa molto limitata e veniva auto-eliminata. Quindi oggi ci chiediamo, vabbè, ma forse era meglio prima. In realtà non è vero, era meglio prima, è una cosa diversa. Però soprattutto la cosa importante, soprattutto in Italia, è aver messo le basi per le forme di socialità differenti. Basta. E qua trovate un po' di roba sparsa. I CD con tutti i materiali di Isola della Rete. Cosa che non vi ho detto è che a distanza di anni, guardandomi indietro, cosa mi accorgo? Che tantissime persone che hanno fatto con diverse figure nell'ambito dei movimenti underground degli anni 70, 80, 90, alla fine li trovo intorno a me. Franco Bifo de Rada, una persona molto famosa nel contributore degli anni 70, uno dei membri di Radio Alice a Bologna, è stato docente dell'Accademia delle Arti di Carrara. Gomma, della Scegli, di Decoda, che mi sarei fatto vedere prima,
che insegna una cadere delle arti, Tommaso Tozzi è docente accademia delle arti di Firenze, Messina, fondatore di 99 Posse, insegna musica, audio, una cadere delle arti non mi ricordo dove, Emilio Clemente di Massimo Volume, insegna scrittura creativa in accademia delle arti, attivisti di Vede, quindi c'è tutto un gruppo di persone che hanno lavorato nella nascita, nell'evoluzione del digitale underground, che ora lavorano nel mondo dell'accademia, comunque della creatività digitale. Questo sono un pochino sono tra un po' contento, ecco. Insomma, affievolisce questo mio contrasto però tra di essere sistemista e di essere docente in accademia delle arti. Bene, sì, poi potete guardare, qua c'è uno dei numeri della fanzine di Tommaso Tozzi, ci sono alcune riviste di varie andate, questa è Actic, questa è una serie di miti infatti da dei collettivi olandesi. L'elenco dei principali modi delle reti telematiche ai tempi della rete Itapac, con ogni codice, non so, ogni numero si chiamava, a cosa corrispondeva, un po' di cose. Questo è stato il mio primo caso ufficiale all'estero nel dicembre del 1994. Sono stato relatore al prossimo Communication Congress di Berlino e in un momento in cui da me, cioè il mio computer ma la pena faceva gestiva la grafica, queste arrivavi, avevano una fotocamera che ti acquisiva la foto, acquisiva e ti stampava la foto sul bed. Adesso è una cosa ovvia, però il tempo è una cosa e fatto in un palazzo enorme. Allora, la direzione precedente, che non è stata portata a Berlino, hanno fatto questo intervento artistico perché hanno fatto il gioco dei Tetris su questo palazzo con le luci delle finestre di questo palazzo. E questo qua invece, questa edizione qua era spaventosamente enorme, moderna rispetto ai luoghi di incontro che avevamo in Italia, che erano molto low cost e low budget. Questo era un palazzo intero con attrezzature ispermoderne, veramente finanziate anche dalla città di Berlino. È una cosa veramente avanguardia. Luca, se avete dei domande, dei dubbi, delle curiosità, delle premonizioni.